Buonasera, buonasera a tutti, a chi è in sala e a chi ci segue da remoto. In particolare saluto Martina Lanza e Sam Wiesemann, che interverranno questa sera con Zaira Zafarana. Allora, l'incontro di questa sera si inserisce nell'ambito del Festival della Non Violenza, che si concluderà questo sabato, ed è una giornata che abbiamo pensato di dedicare all'obiezione di coscienza. Prima di cena, nella seconda parte del pomeriggio, è stato presentato un libro sulla storia dell'obiezione di coscienza in Italia, e questa sera invece si farà il punto sulla situazione dell'obiezione di coscienza oggi nel mondo, con, dicevo, Zaira Zafarana, che è coordinatrice del lavoro dell'IFOR all'ONU, Sam Wiesemann, che è vicepresidente del BEOC, cioè che è l'Ufficio Europeo sull'obiezione di coscienza, e Martina Lanza, che è membro del direttivo del BEOC. Credo che a questo punto vi do la parola a Zaira, no? Cominci tu, che coordini un po' l'incontro, okay. E buon lavoro. Grazie. Grazie mille a tutti coloro che sono qui presenti oggi, questa sera, a coloro che ci seguono anche in streaming, e in particolare a Martina e Sam, che sono qui presenti con me. L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di aprire un po' una finestra su quella che è l'attualità dell'obiezione di coscienza oggi, e quindi offrirvi anche una visuale sintetica di quella che è la situazione nei diversi paesi. Anticipo già adesso, a questo punto, la disponibilità di tutti noi a poter anche organizzare degli incontri futuri un pochino più tematici e dettagliati su delle situazioni locali specifiche o su delle tematiche legate alla questione dell'obiezione di coscienza. Ringrazio tantissimo Angela per l'introduzione. Come ha detto, mi occupo del lavoro delle Nazioni Unite dell'IFOR, ma vorrei brevemente spiegare come mai l'IFOR è invitato e sta curando questa serata. L'IFOR, l'International Fellowship of Reconciliation, è un movimento a base spirituale per la pace, fondato principalmente su principi quale non violenza, riconciliazione, e l'obiezione di coscienza è stata sin dalle sue origini una delle azioni principali dei propri membri. Infatti l'IFOR è nata proprio allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale nel 1914, con l'intenzione, il proposito di non partecipare alla guerra e anzi di poter nei propri paesi di origine cercare di diffondere invece un messaggio diverso di fratellanza, nata basata appunto sulla tradizione cristiana. E da subito ci sono stati degli obiettori. Naturalmente all'epoca la prima conseguenza era quella del carcere per gli obiettori. Quindi l'obiezione di coscienza fa parte proprio della storia propria dell'IFOR e del retaggio che ci portiamo anche ancora oggi. Come è stato accennato nell'incontro che ci ha preceduto, in Italia c'è stata una grande movimentazione a favore del riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza, e la branca italiana dell'IFOR ha preso parte a questa mobilitazione, ha dato il suo supporto. Il MIR Italia, insieme al Movimento Non Violento e ad altre realtà italiane, è stato molto impegnato, e quando appunto negli anni 70 c'è stato il riconoscimento, è stato, diciamo, anche un riconoscimento di tutti quelli che erano stati gli sforzi di tutti gli attivisti italiani. La medesima cosa è successa in altri paesi, ma noi oggi ci troviamo qui questa sera perché purtroppo non tutti i paesi hanno avuto, diciamo, la stessa esperienza italiana. In particolare volevo accennare a quello che è il diritto all'obiezione di coscienza e alle sue criticità di oggi. In particolare, come ho già detto, ci sono alcuni paesi che non riconoscono per nulla il diritto all'obiezione di coscienza. Questo significa che
chiunque voglia esercitare questo diritto non ha la possibilità. Quindi se si rifiuta di svolgere il servizio militare rischia l'arresto, rischia appunto di venire incarcerato, di venire discriminato, di avere delle sanzioni a seconda del paese in cui si trova. Ci sono poi dei paesi che riconoscono il diritto all'obiezione di coscienza e quindi ci sono degli sforzi nell'implementazione di questo diritto. A volte però questa implementazione non è completa o non è conforme a quelli che sono gli standard internazionali. Quindi può essere che, ad esempio, il servizio alternativo civile non corrisponda ai requisiti, per esempio, di non essere punitivo. Uno degli elementi è, per esempio, la durata del servizio civile alternativo. Un esempio è la Grecia, in cui il servizio civile è di natura punitiva. Questo vuol dire che se da un lato il servizio militare dura un tot di mesi, il servizio civile alternativo ne dura molto di più. Questo è giusto per fare iniziare ad accennare ad alcune criticità legate all'obiezione di coscienza oggi. Come vi ho detto, ci sono paesi in cui non è per nulla riconosciuto, li citeremo in questa sera. Alcuni sono per esempio la Turchia, per fare un esempio, a noi molto vicino, l'Eritrea, così come per esempio Singapore. E nell'accennare a Singapore accenno a quello che è il lavoro concreto che l'IFOR fa per sostenere il riconoscimento e l'implementazione di questo diritto in giro per il mondo. Principalmente l'IFOR utilizza le Nazioni Unite. L'IFOR dalla fine degli anni 70 ha lo status consultivo presso l'ONU, quindi opera sia nella sede di New York, in quella di Ginevra, presso l'UNESCO a Parigi e presso la sede di Vienna. In particolare alle Nazioni Unite è possibile svolgere diverse attività di advocacy. Il sistema Nazioni Unite prevede uno spazio di azione per la società civile e quello che fa l'IFOR è innanzitutto informare i propri partner, i propri membri, le proprie organizzazioni e branche di questa possibilità, perché molto spesso non si conoscono queste opportunità, questi meccanismi, queste procedure ONU che permettono alla società civile direttamente di rivolgersi alla comunità internazionale e quindi di rendere questioni locali di interesse internazionale e quindi poter usufruire anche della solidarietà internazionale, oltre a mettere in agenda queste questioni. Questo è quello che fa l'IFOR, per esempio nel corso delle sessioni del Consiglio dei diritti umani. Durante queste sessioni le ONG hanno la possibilità di parlare in plenaria e di fare delle brevi dichiarazioni. L'IFOR utilizza questi strumenti anche per parlare dell'obiezione di coscienza, per rilevare quelle che sono le violazioni, le discriminazioni e nel caso in cui gli interessati diano il consenso, anche per fare riferimento a casi specifici. Un'altra cosa molto importante è che le Nazioni Unite sono anche un contesto in cui chi opera all'interno di questo contesto ha la possibilità proprio di dare voce a coloro che non hanno la possibilità di essere ascoltati in consessi come le Nazioni Unite in cui siedono i rappresentanti dei diversi Stati membri. L'ultimo, iniziativa, lavoro che l'IFOR svolge, ma non meno importante, anzi diciamo che il lavoro più importante, è quello di redigere dei report su quella che è la situazione dei diritti umani nei vari paesi, in particolare sull'obiezione di coscienza. Abbiamo proprio un progetto sull'obiezione di coscienza che finanzia questo tipo di lavoro. Come accennavo prima, Singapore è uno dei paesi in cui non c'è il riconoscimento di questo diritto
E proprio oggi, come IFOR, abbiamo presentato un report sulla situazione della mancanza di riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza in questo Paese. In particolare oggi riguardava una procedura che c'è alle Nazioni Unite e che permette appunto l'analisi dello status dei diritti umani nei vari paesi, che si chiama UPR, Universal Periodic Review, che quindi è un'analisi dello stato dei diritti nei paesi. Questa analisi avviene all'interno del Consiglio dei diritti umani e questo vuol dire che quindi sono gli stati stessi, membri delle Nazioni Unite, che possono rivolgere delle raccomandazioni allo Stato sotto analisi e questo Stato ha la possibilità di recepire le raccomandazioni ricevute e quindi è poi tenuto a dar conto di quelle che sono le implementazioni. Questo quindi è uno strumento politico molto importante che c'è all'interno delle Nazioni Unite e come società civile possiamo contribuire nel fornire informazioni sulla situazione del Paese e suggerimenti agli Stati su possibili raccomandazioni. L'altro organo molto importante è il Comitato dei diritti umani, che si basa proprio sul trattato, quindi riguarda tutti i paesi che hanno ratificato il trattato, e anche all'interno di questo comitato gli stati vengono analizzati e nuovamente la società civile ha la possibilità di presentare dei report che vengono presi in considerazione dai membri del comitato, che sono degli esperti indipendenti, quindi non dei rappresentanti di stati, e che hanno la possibilità quindi di formulare delle domande, delle richieste di spiegazioni allo stato sotto analisi, e questo permette davvero di entrare molto nel dettaglio di quella che è la situazione interna di questi stati. Questo era per fare un po' un excursus un pochino rapido su quelle che sono le possibilità di lavoro per l'obiezione di coscienza all'interno delle Nazioni Unite e concluderei accennando a un principio molto importante. Noi stiamo parlando di diritto all'obiezione di coscienza. Molti probabilmente si domandano se questo diritto sia universalmente riconosciuto. La risposta è sì, o meglio, il diritto all'obiezione di coscienza è un diritto. Per la precisione si tratta di un diritto derivato, cioè vuol dire che deriva dall'interpretazione di un diritto umano. Il diritto umano su cui si basa è il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. È l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e fa parte anche dell'articolo 18 del trattato che avevo già accennato, internazionale sui diritti civili e politici. In particolare, concluderei con questo, questa interpretazione è stata sancita dal proprio un commento, si chiama General Comment, che sono atti ufficiali delle Nazioni Unite, del Comitato dei Diritti Umani nel 1993. Ci sono poi state delle comunicazioni ufficiali che hanno proprio cristallizzato che c'è un diritto all'obiezione di coscienza e che deriva dall'articolo 18 della Dichiarazione Universale e dal Trattato Internazionale sui diritti civili e politici. Ci sono altre convenzioni e trattati internazionali che citano il diritto alla libertà di pensiero e coscienza e religione, da cui quindi deriva il diritto all'obiezione di coscienza. Per accennare c'è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione Europea sui diritti umani, la Convenzione Americana sui diritti dell'uomo, la Carta Africana sui diritti umani e dei popoli e la Convenzione Iberoamericana sui diritti dei giovani. Questo per fare alcuni esempi di quella che è la base giuridica di questo diritto di cui stiamo parlando oggi, che quindi è universalmente applicabile e la sua esistenza non dipende dal riconoscimento dei singoli stati. E mi fermo qui e passo la parola a Sam Bisman. Sam, non ti sentiamo. Sam,
Non ti sentiamo. Sì, prima lo sentivamo. Non ti sentiamo. Adesso hai chiuso il microfono. Prova a controllare che l'auricolare sia inserito bene. L'abbiamo sentito prima. Il problema. Allora, Zaira, senti. Adesso ti sentiamo, puoi parlare, prego. Fantastico. Bene. Inizia pure. E allora, dai, primo saluti a tutti da Bruxelles. Vedo che Zaira ha la mascherina perché vedo che a Torino anche una situazione preoccupante come tutto il resto dell'Europa. Io non porto la mascherina stasera perché sono solo in questo locale davanti al computer, allora così ho questa libertà di parlare più facilmente che Zaira, che ha la mascherina. Allora, Bruxelles è anche la sede dell'ufficio europeo per l'obiettivo in coscienza, anche la capitale dell'Europa, perché abbiamo le istituzioni europee, l'Unione Europea, che stanno qua, e dunque siamo in prima linea dell'istituzione. L'Ufficio europeo per l'obiettivo in coscienza è stato creato più o meno 40 anni fa e è stato creato perché c'era una necessità di avere una struttura di coordinamento e di specializzazione verso le istituzioni europee, perché c'erano vari movimenti che sono o cattolici o protestanti o quaccheri o agnostici, eccetera, organizzazione nazionale, eccetera. Ma da solo è difficile fare un advocacy verso l'istituzione. E per quello che abbiamo creato questo BEOC, per permettere di coordinarci tra i vari paesi e organizzazioni internazionali che vogliono dare supporto all'idea e all'obiezione di coscienza. Allora, il concetto di bureau è vero che abbiamo avuto nel passato personale, permanente, ma visto che abbiamo nuove tecnologie della comunicazione, abbiamo deciso di non più avere personale permanente a Bruxelles e di utilizzare questi nuovi sistemi di comunicazione per coordinare il movimento, e facciamo anche una ripartizione delle responsabilità che sono decentrate. E per esempio il lavoro con il Consiglio dell'Europa non è fatto da Bruxelles, ma è fatto dalla Germania. La relazione con il forum Giovanni, Martina che era con noi e Daniela che è a Roma, loro fanno per tutti noi la relazione con il forum gioventù. Abbiamo l'IFOR che Zaira che lavora per le Nazioni Unite, per la seguita Commissione dei diritti umani. E siamo tutti complementari e lavoriamo in questo modo decentrato. Il sito web, per esempio, è gestito a Atena. Dunque là i greci hanno la loro specificità in questo piccolo mondo europeo. Dunque dire che è stata l'evoluzione della nostra organizzazione che come obiettivo ha di promuovere l'obiezione di coscienza, la preparazione della guerra come diritti umani fondamentali, tanto sul piano nazionale che internazionale, di trovare anche gli strumenti di questo
non avere discriminazione per gli obiettori, per le discriminazioni professionali, di promuovere un servizio civile alternativo che può anche avere una dimensione internazionale, una dimensione europea, e che può essere anche un contributo concreto alla costruzione della pace. E dunque la possibilità di fare il servizio civile all'estero è anche degli obiettivi. E poi c'è la questione del diritto di asilo, che è una tematica molto complessa, ne riparliamo ancora. Il miglioramento delle legislazioni nazionali tra tutti gli scambi di informazione che abbiamo tra noi. E poi la promozione di questo diritto nei trattati dell'Unione Europea. Questo l'abbiamo potuto fare, e questo è un lavoro molto lungo. Abbiamo iniziato, la prima istituzione europea che ha lavorato sulla tematica obiezione di coscienza era il Consiglio d'Europa, Strasburgo. C'è l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che ha fatto un lavoro notevole, che ha permesso di mettere questa tematica all'ordine del giorno politico europeo. Poi è venuto il Parlamento europeo con la relazione di Maria Antonietta Maciocchi, non so se la nuova generazione conosce ancora Maria Antonietta Maciocchi, era deputata europea, scrittrice di Roma. E poi c'era Rosi Bindi, un'italiana, che lei ha anche fatto una relazione al Parlamento europeo, e dunque tutto quello ha permesso di spingere la tematica obiezione nell'ambito dell'Unione Europea. E finalmente il Trattato di Lisbona ha scritto questo diritto all'articolo 10. Bon, è un diritto che bisogna ancora interpretare, perché che cosa dice? Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Vuol dire che è molto vago, ci lascia molto spazio agli Stati membri per definire il modo di fare il servizio civile alternativo, di le procedure di riconoscimento, ma diciamo il principio di base è ogni Stato dell'Unione Europea deve riconoscere questo diritto dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Nel Trattato di Lisbona non si parla del servizio militare, si parla solo del diritto all'obiezione di coscienza, ma la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha dato l'interpretazione molto chiara. Questo tocca solo all'argomento obiezione al servizio militare. Dunque, in questo senso è molto chiaro. L'Unione Europea sono 27 membri, questi 27 stati ci sono 6 che hanno ancora il servizio di leva, che vuol dire che la maggioranza non hanno più servizio militare. Questi 6 stati sono la Grecia, la Finlandia, il Cipro, l'Austria, Estonia, Lituania. Penso che ho detto 6. Il fatto che ci sono molto meno stati vuol dire che nell'ambito del Parlamento europeo c'è un po' meno di interesse, perché come la maggioranza degli stati membri non ha più servizi militari, diventa una tematica un po' più marginale che nel passato. Per la questione dell'asilo per gli obiettori, questo non è ancora risolto. I criteri di asilo sono molto diversi da un Stato all'altro. Allora ci sono obiettori che sono stati riconosciuti come rifugiati politici in certi paesi dell'Unione Europea, ma non è molto coerente e dipende molto dall'evoluzione politica in ciascun paese. E dunque
vedremo come sarà l'evoluzione là, ma c'è molto da fare in questo campo. In tanti stati abbiamo rifugiati dell'Eritrea, dove il servizio militare è quasi un servizio a vita, ma anche con questo argomento spesso i tribunali o le giurisdizioni non accettano di dare l'asilo politico. Allora, l'altra istituzione europea che ci sembra un po' di confusione è il Consiglio dell'Europa, la sede a Strasburgo, che ha 47 stati membri, quasi il doppio dell'Unione Europea. È interessante perché il Consiglio d'Europa ha una vecchia tradizione di lavorare sui diritti umani. Penso alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, che ha anche un tribunale, che è la Corte dei Diritti Umani, che è un strumento molto potente verso gli stati che hanno firmato questa convenzione. Bisogna sapere che tra questi 47 stati membri del Consiglio d'Europa ci sono dei paesi come la Russia, la Turchia, l'Azerbaigian. E dunque, per questi paesi il fatto di essere membri del Consiglio d'Europa c'è una pressione su loro. Ma si sa che la Turchia, per esempio, come Erdogan, non rispetta sempre le decisioni a livello del Consiglio dell'Europa, e dunque i nostri amici obiettori di coscienza in Turchia hanno grossi problemi. Sono perseguiti perché fanno propaganda contro il regime militare, e vedo anche, per esempio, quella riunione che abbiamo avuto con il BEOC e l'associazione dei obiettori a Istanbul. Questa gente è in grosse difficoltà, sono quasi assimilate come dei terroristi perché fanno propaganda contro l'esercito. Dunque la pressione internazionale è importante, ma sappiamo che con un regime autoritario come quello di Erdogan non è evidente da convincere questo uomo a rispettare i diritti umani, perché c'è anche un spirito popolare di militarismo che rende la situazione difficile. Allora, voi vedete probabilmente una fotografia della manifestazione in Grecia, Atena, questa è davanti in tribunale militare. Ma è un altro esempio dell'azione del BEOC. C'era poi un processo di un obiettore a Atene, e abbiamo mandato un rappresentante del BEOC per andare a testimoniare davanti alla corte militare sui diritti europei, eccetera, eccetera. Questa è una pressione che conta, perché la stampa è presente, abbiamo fatto anche conferenza stampa. Ci sono articoli che sono pubblicati a Atene, in Grecia, abbiamo potuto incontrare il ministro della difesa, il ministro della giustizia, i parlamentari. E dunque il fatto di avere questa struttura del BEOC ha un impatto sul lavoro nazionale. Allora, la foto che vedete adesso è Bruno Segre, a Torino, quando abbiamo festeggiato due anni fa il centenario. Il BEOC ha dato un diploma di riconoscimento per i più di 100 obiettori di coscienza che Bruno Segre ha difeso. Dietro lui vedi Merve. Merve è questa amica turca che fa un grosso lavoro per aiutare gli obiettori di coscienza con la sua associazione. A sinistra c'è Friedel Schneider, che è tedesco, e che lui è il presidente del BEOC. Poi adesso c'è il signore che sta parlando da Bruxelles, che ha ascoltato adesso. Abbiamo diversi metodi di azione.
Non so se devo fermarmi adesso o posso proseguire. La questione del tempo che sto parlando, non ho controllato la quantità di minuti che sto parlando. Possiamo magari, puoi introdurre Martina e okay. Poi abbiamo comunque poi tempo per ancora aggiungere un paio di cose dopo. Sì, va bene. Allora, Martina è italiana, si vede anche la bandiera Peace, non è la bandiera pace, è la bandiera inglese. Infatti sono gli italiani che hanno iniziato questa bandiera pace, che è stata ripresa dagli altri, dunque félicitations aux amis italiens, dico in francese. Allora Martina è delegata del BEOC al Forum Europeo per la Gioventù, che perché bon, obiezione di coscienza e vizio militare tocca soprattutto ai giovani, dunque è logico che questa tematica sia una tematica per questa organizzazione europea di organizzazione gioventù. Dunque Martina, forse puoi un po' parlare del tuo lavoro che fai, che cosa ci fa con questo Forum Europeo della Jeunesse. Grazie, certo. Mi fermo adesso. Grazie Sam. Sì, la bandiera sì, l'hanno creata gli italiani, il movimento non violento, non posso non dirlo, dato che sono membro anche del movimento non violento. E, sì, per quanto riguarda l'European Youth Forum, il BEUC è membro di questa piattaforma europea, ovvero di una piattaforma che è composta da più di 100 organizzazioni giovanili europee ed è una delle piattaforme più grosse al mondo di rappresentanza dei giovani, che ha come obiettivo quello di promuovere l'attività dei giovani nella società civile e promuovere i diritti dei giovani, quindi anche il diritto all'obiezione di coscienza, perché, come accennava Sam, è un diritto quasi squisitamente dei giovani, perché riguarda coloro che vengono chiamati neomaggiorenni o quasi maggiorenni a svolgere il servizio civile, che possono esercitare questo diritto laddove gli viene riconosciuto e dove viene implementato. Quindi cosa abbiamo fatto noi come BEOC? Noi come BEOC siamo all'interno dell'European Youth Forum dal 95, quindi da un bel po' di anni. Martina, ti chiedo solo se puoi avvicinare il tuo microfono. Mi sentite meglio sì, adesso? Sì, grazie. Perfetto. Quindi noi come BEOC siamo all'interno dell'European Youth Forum dal 95 e io nello specifico rappresento il BEOC dal 2015. E negli ultimi anni, come accennava Sam, la rappresentanza è composta da due persone, quindi io e Daniele Taurino, che è un altro membro del Movimento Non Violento che mi sono portata appresso, che è fantastico e quindi ci aiutiamo in questa rappresentanza. Da parte mia io ho un po' più il ruolo di conoscenza giuridica dei diritti umani, mentre Daniele ha più un ruolo politico. Quindi ci dividiamo questa rappresentanza assieme. Ci tenevo a dire quali sono le tematiche su cui abbiamo lavorato in questi anni. Ovviamente oltre all'obiezione di coscienza, al servizio militare, vi è il disarmo, vi è la risoluzione Giovani, Pace e Sicurezza del Consiglio delle Nazioni Unite, del Security Council, oppure altre attività su cui ci siamo mossi molto, vi è l'ecologia e la crisi climatica, piuttosto che l'impatto dell'industria militare sulle guerre e le guerre sullo sviluppo e il benessere delle popolazioni. Queste bene o male sono le tematiche che sono nostre e che abbiamo cercato di portare con un lavoro di advocacy all'interno dell'European Youth Forum. Dico perché portare, perché l'European Youth Forum, occupandosi dei giovani, si occupa di moltissime altre tematiche che, ed essendo eurocentrata, quindi come diceva Sam, Bruxelles è la capitale europea ed è anche il luogo in cui l'European Youth Forum ha la propria sede, quindi attira attorno a sé molti giovani che fanno parte dell'Europa che ha un po' dimenticato questo diritto. Dico un po' dimenticato perché loro non nascono con questa lotta per questo diritto, perché molte delle associazioni che fanno parte dell'European Youth Forum sono dell'Europa, dell'Unione Europea, e quindi non hanno vissuto le lotte per il riconoscimento e l'implementazione di questo diritto. E quindi da una parte vi è chi non conosce questo diritto perché lo ha già acquisito semplicemente, e dall'altra parte vi sono
altri organismi che, in cui i cui rappresentanti non riconoscono il diritto in quanto, come si può dire, vi è ancora poca consapevolezza che questa obiezione sia un diritto. Ne abbiamo due grosse anime, chi non ha lottato per il riconoscimento e chi ancora non sta lottando per il riconoscimento. Quindi noi come BEUC dobbiamo portare consapevolezza sia agli uni che agli altri. Questo è un po' il fulcro delle attività fatte in questi anni a livello di advocacy. Quindi quali sono state le difficoltà che noi abbiamo incontrato? Da una parte anche la difficoltà di parlare di disarmo con paesi, con giovani rappresentanti di paesi in cui questa tematica è molto difficile. Penso per esempio all'est Europa, piuttosto che al nord Europa, in cui abbiamo fatto molta fatica a interfacciarsi con questi giovani e a discutere di queste tematiche, per il background dei loro paesi ovviamente. Oppure ancora il tema della pace, anche il tema della pace per noi è stato non di facile approccio all'interno dell'European Youth Forum, perché o vi è una visione molto, direi un po' superficiale o naif di pace, e non vi è invece la consapevolezza che la pace in senso positivo è praticamente l'implementazione di quasi tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi pace positiva è democrazia, è diritti umani, è sviluppo sostenibile. Questo è pace in un senso più ampio e più concreto. E questo portare questo messaggio, questa tematica all'interno di tutti i lavori dell'European Youth Forum è stato un gran bel lavoro, ecco. Però che cosa abbiamo ottenuto in questi 5 anni di rappresentanza? Maggiore visibilità, questa è una delle cose su cui ci siamo molto battuti, Daniele ed io, soprattutto Daniele che è il lato politico della coppia, perché il BEUC fosse un membro visibile, in cui che venisse chiamato in causa in tutti i decision making process, in tutte le risoluzioni, in tutti i lavori fatti sia dal board che dalle singole associazioni. Siamo entrati in tutti i gruppi informali, quindi dove si fa lobby, attività politica, quindi noi ci siamo e il nostro voto conta. E poi cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo partecipato a moltissimi eventi organizzati dall'European Youth Forum, per esempio la Youth Academy, che era finalizzata a aiutare i giovani nella propria attività di associazionismo. Ma il risultato più grosso che vedo alle spalle di Zaira l'abbiamo ottenuto nel 2018 con il voto e l'approvazione da parte dell'European Youth Forum di una risoluzione specifica sul diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare in Europa. Arrivare a questa risoluzione è stato un lavoro di un anno di advocacy da parte di Daniele e da parte mia. Appunto, per tutte le difficoltà di cui parlavo prima, arrivare a questa risoluzione è stato un grandissimo risultato. E cosa è contenuto in questa risoluzione? Intanto l'affermazione che il diritto all'obiezione di coscienza è un diritto dei giovani, quindi era necessario che l'European Youth Forum se ne occupasse. Non per tutti i giovani questo diritto è riconosciuto e implementato, e che quindi l'European Youth Forum avrebbe dovuto sostenere le battaglie di chi ancora lotta affinché questo diritto gli venga riconosciuto. E quindi questo è il risultato più grande di cui andiamo veramente fieri. Altri obiettivi raggiunti? Sì, un'altra cosa che per esempio mi viene in mente è aver partecipato a un incontro di scambio e conoscenza tra l'European Youth Forum e alcuni organismi delle Nazioni Unite, perché l'Alto Commissariato per i Diritti Umani stava preparando uno studio sui giovani e i diritti umani e ha quindi organizzato questo incontro di scambio tra l'European Youth Forum come expertise dei diritti dei giovani. Io ho partecipato personalmente a questo incontro e questo è stato diciamo, non so se era
il risultato lo si vede nel rapporto, o chi l'ha scritto l'avrebbe scritto lo stesso, ma nel rapporto si cita ovviamente diritto all'obiezione di coscienza del servizio militare. E ricordo proprio specificatamente che la rappresentante delle Nazioni Unite che era lì presente mi si è avvicinata e mi ha chiesto di darle qualche riferimento in più, perché sarebbe stato molto importante trattare in un paragrafo specifico questo diritto. E quindi anche questo è un grosso risultato, che se non ci fossi stata, forse o il paragrafo sarebbe stato più corto o non ci sarebbe stato, non lo so. Però bisogna esserci, ecco, partecipare e fare lavoro di lobby e advocacy. I prossimi passi, sempre della rappresentante del BEUC, l'European Youth Forum, saranno la prossima assemblea a novembre, in cui l'European Youth Forum rieleggerà i propri organi e in cui vi è allo studio una policy paper sulla risoluzione che accennavo prima del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è sui giovani, pace e sicurezza. Il nostro obiettivo sarà quello di trattare all'interno di questo policy paper le tematiche a noi affini, quindi l'obiezione di coscienza del servizio militare, la non violenza e il disarmo. Perché non è detto che se una policy paper si chiama giovani, pace e sicurezza, voglia tratterà le tematiche a noi affini nel modo in cui vorremmo che fossero trattate, quindi pace come concetto positivo, sicurezza come non semplice assente di guerra, ma con modalità di difesa che non siano quelle classiche di ricorrere agli armamenti. Quindi questo è un po' quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni da parte della rappresentante del BEUC, l'European Youth Forum. E con questo io ho chiuso. Grazie mille Martina e grazie anche a Sam. Concludo questa presentazione su quella che è la situazione del diritto dell'obiezione di coscienza oggi. Mi ricollego subito a quello di cui stava parlando Martina e quindi a quelle che sono le opportunità effettivamente di essere presenti laddove è possibile porre la questione dell'obiezione di coscienza. E uno degli appuntamenti invece a livello di Nazioni Unite è la risoluzione che sarà presentata sull'obiezione di coscienza nel 2021 al Consiglio dei diritti umani. Questo è un lavoro di lobbying. Ci sono 2 paesi in particolare, che sono la Polonia e la Croazia, che normalmente guidano i negoziati riguardanti la risoluzione sull'obiezione di coscienza. Ed è importante, una risoluzione che viene riproposta regolarmente proprio per cercare di mantenere alta l'attenzione sulla tematica e cercare di coinvolgere anche quegli stati laddove il riconoscimento o l'implementazione soprattutto non rispondono a quelli che sono i requisiti internazionali. Come ha detto Sam, ci sono delle tematiche che sono legate all'obiezione di coscienza. Sam ha accennato all'Eritrea. Ed è molto importante perché noi oggi, soprattutto in Europa, siamo interessati da quella che è la questione dei migranti, dei rifugiati, e una delle problematiche legate ai giovani, donne e uomini che scappano dall'Eritrea e che scappano da un servizio nazionale militare indefinito. Questo è molto importante che sia chiaro, riconosciuto, perché è l'unico modo perché queste persone possano ottenere l'asilo negli stati in cui arrivano. E purtroppo la difficoltà, come già accennava anche Sam, è che in alcuni stati, in molti casi, non viene riconosciuto che il giovane o la giovane corrano dei rischi nel caso in cui vengano rimpatriati nel proprio paese. Il rischio c'è, perché chi fa obiezione di coscienza, chi si rifiuta di prestare servizio militare in Eritrea viene incarcerato, e purtroppo l'Eritrea non è un paese che presenta delle garanzie di rispetto dei diritti umani. Ci sono tantissime altre tematiche legate a questo paese. Uno è legato anche un po' alla schiavitù, perché purtroppo coloro che sono impiegati nel servizio militare sono spesso in realtà poi la manodopera che viene utilizzata per la costruzione di infrastrutture, e spesso non c'è un pieno rispetto del diritto di questi individui. E
una delle questioni di attualità è per esempio il coinvolgimento dell'Unione Europea con alcuni suoi progetti sovvenzionati appunto dall'Unione Europea in Eritrea, in cui in realtà è previsto l'impiego di manodopera che deriva proprio da questi giovani che svolgono questo servizio militare. Quindi ci sono delle implicazioni e ci sono diversi casi presso diverse corti in Europa in cui viene affrontato questo problema, non solo in realtà in Europa. Questo riguarda anche industrie, riguarda compagnie, aziende che operano in questo paese e che si avvalgono del lavoro di questi giovani. Un'altra tematica molto importante che aveva già accennato Sam è quella dei diritti civili, in particolare l'esempio della Turchia, dove si parla proprio di morte civile. Questo significa che un giovane, che o meno giovane, che rifiuta di prestare servizio militare, perde i propri diritti civili, nel senso che non ha la possibilità di registrarsi presso la propria anagrafe, di anche semplicemente sposarsi, di poter iscriversi all'università perché è richiesta appunto il suo record militare, e queste persone non hanno la possibilità di esercitare i propri diritti nel proprio paese. Quindi molti scappano e molti vivono in clandestinità al momento. Questo era per farvi alcuni esempi di criticità che influenzano la vita di tutti i giorni di cittadini, in questo caso cittadini diciamo europei, ma sono cittadini in tutto il mondo. Vi ho fatto l'accenno di Singapore. Singapore non è purtroppo l'unico caso, in giro per il mondo ci sono tantissime persone che, come diceva Martina, da una parte magari non sanno neanche che esiste questo diritto. Quindi è per questo che è molto importante anche il lavoro che fa il BEOC, che fa anche l'IFOR a livello internazionale, perché informa, e soprattutto le azioni che vengono fatte in modo ufficiale, in modo pubblico a livello delle Nazioni Unite, sono azioni, sono documenti, sono report che possono essere utilizzati anche a livello locale per sostenere quella che è il loro sforzo a livello locale per il riconoscimento di questo diritto. Come diceva Sam prima, ci sono tantissime attività di lobbying, come può essere appunto delle lettere che vengono spedite ai vari governi. L'IFOR collabora con diverse organizzazioni a livello internazionale, in particolare con l'ufficio dei Quaccheri alle Nazioni Unite e con la War Resistance International, e a livello di appunto Consiglio d'Europa con il BEOC. Mi fermerei qui, lascerei la parola se c'è per qualche domanda, eventualmente da parte dei presenti. Lì. Sì, puoi accendere il microfono. Se ci sono dati sul numero degli obiettori di coscienza attuali nel mondo, c'è qualche dato? In tutto il mondo? Sì. Avete sentito la domanda? No. Allora, ha chiesto se ci sono dei dati rispetto al numero di obiettori di coscienza in tutto il mondo. Oggi, certo. La War Resistance tiene abbastanza informazioni in questo campo, ma il BEOC è limitato alla zona europea, perché vogliamo anche avere questa specializzazione per non fare tutto il mondo intero, ma per esempio la War Resistance internazionale, Amnesty internazionale ha tanti dati. Sì, io posso dire che un numero preciso non c'è, e c'è anche una ragione. C'è molta difficoltà ad avere informazioni rispetto ad alcuni paesi, questo perché la società civile, prima vi ho fatto l'esempio di Singapore, la società civile a volte non ha proprio possibilità di manovra, addirittura anche di esistere per certi versi, di operare.
Quindi è molto difficile riuscire ad avere dei dati molto comprensibili e chiari. Ci sono anche magari delle persone che comunque poi vivono in clandestinità nel momento in cui si rifiutano di svolgere il servizio militare, quindi non è detto che vengano registrate o che la loro decisione venga in qualche modo raccolta da qualche organizzazione locale che si occupa di questa materia. Purtroppo non sono tantissime le organizzazioni che si occupano di obiezioni di coscienza. Questo è il motivo per cui BEOC, IFOR, la War Resister, le grandi organizzazioni internazionali possono davvero fare dell'advocacy per sensibilizzare e aumentare quella che è l'attenzione verso questo tema. Paolo. Volevo chiedere, ma nell'Unione Europea ci sono paesi che non riconoscono l'obiezione di coscienza o che magari lo riconoscono formalmente ma la rendono particolarmente difficile? Avete sentito? Allora, ripeto la domanda per i nostri ospiti. Chiede se all'interno dell'Unione Europea, quindi non del Consiglio d'Europa, giusto? Dell'Unione Europea ci sono dei paesi che non riconoscono l'obiezione di coscienza o che hanno un'implementazione. Beh, su questo ti rispondo già perché avevamo citato la Grecia, che era uno degli esempi in cui il diritto non è pienamente conforme con gli standard internazionali. Questo è uno degli esempi. Però prego, tutti, Sam. Questo diritto è riconosciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea in modi diversi. Ci sono paesi che hanno anche il diritto all'obiezione di coscienza nella Costituzione nazionale, che è veramente molto forte. Adesso, poi c'è adesso anche questo trattato di Lisbona che dà questa copertura generale per tutti i membri dell'Unione Europea. Quello che è interessante è che quando ci sono nuovi candidati per l'Unione Europea, per l'adesione, devono essere in ordine con tutti gli aspetti del Trattato di Lisbona, e compreso anche il diritto all'obiezione di coscienza. Dunque, per il momento il processo di allargamento è un po' in rallento, ma il processo è un processo lungo, ma è utile, perché durante questi anni preadesione che la Commissione Europea va a dire: attenzione, voi non avete organizzato questi diritti all'obiezione di coscienza nella vostra legislazione, bisogna farlo, perché prima di entrare tutto quello deve essere fatto. Dunque un modo di pressione importante per l'Europa futura allargata, perché è chiaro che andiamo verso un allargamento, non so quando, ma è anche in preparazione per tutta la zona dell'ex Jugoslavia. In principio, quando sarà possibile, vanno tutti a fare parte dell'Unione Europea, e questi paesi saranno, in principio, hanno riconosciuto in modo basico il diritto all'obiezione di coscienza. Quindi la domanda è stata risposta, cioè la risposta insomma era esplicita alla fine. Sì. Martina, volevi aggiungere qualcosa per caso? Ok. Mi sembra che vi abbiamo dato una buona, come dire, infarinatura. Naturalmente abbiamo potuto accennare a un decimo forse di quello che sarebbe la tematica, e appunto la proposta che lanciamo è la possibilità di fare invece degli incontri un pochino più specifici su alcuni paesi che rappresentano davvero delle situazioni molto delicate, molto, molto particolari, che varrebbe davvero la pena di poter analizzare con più calma, e hanno anche degli sviluppi che interessano anche noi. Ho fatto l'esempio dell'Eritrea, ma ci sono tantissimi altri paesi. Non abbiamo accennato per mancanza di tempo a Israele, ad esempio. Tra l'altro, appunto, lo scorso anno è uscito anche un film, Objector, che è proprio la storia di una di queste giovani, che tra l'altro conosco personalmente, perché è una giovane obiettrice che è stata incarcerata per diversi mesi
come prassi in Israele, e l'abbiamo invitata a venire alle Nazioni Unite perché una delle azioni concrete che si fanno è quella di invitare gli obiettori alle Nazioni Unite in determinati momenti particolari in cui ci sono delle particolari meccanismi, consigli in atto, in modo che possano loro di prima persona poter parlare e spiegare quella che è la situazione, quindi portare una testimonianza diretta di quella che è la situazione degli obiettori nel proprio paese. Questo è molto importante e questo ci tengo a sottolinearlo perché è importante per fare in modo che le Nazioni Unite non sia un palazzo chiuso, deve essere un palazzo, un luogo aperto dove il mondo entra, passa, testimonia, perché se no si crea una distanza. Ed è molto importante per chi opera all'interno di quel luogo proprio di avere continuamente delle testimonianze e dei report che riguardino proprio la realtà degli individui in tutti i paesi. Quindi questo era per fare un esempio. Quindi appunto rinnovo questa possibilità, c'è anche la situazione della Colombia piuttosto che la situazione della Corea del Sud che ha avuto uno sviluppo positivo negli ultimi anni rispetto al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Basti pensare che la Corea del Sud, sto parlando, era uno dei paesi in cui c'era il più alto numero di obiettori in carcere, invece la situazione è migliorata, nettamente migliorata, quindi sarebbe interessante anche poter, come dire, dare più spazio proprio per questi paesi, per il loro sviluppo e per la loro storia rispetto a questo diritto. Io vi ringrazio, ringrazio Sam, ringrazio tantissimo Martina. E siamo tutti collegati perché collaboriamo, ma tra l'altro Martina è anche una ricercatrice per l'IFOR, quindi siamo intrecciati e questo ci fa piacere che ci sia collaborazione tra chi opera per il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza in tutto il mondo. Quindi grazie ancora a tutti e ci vediamo a presto. Grazie mille. Ciao, grazie. Salute alla Bruxelles. E spero che ci ritroviamo il prossimo anno, non via video, ma a Torino, allora, quando sarà finita questa pandemia. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.